Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Questo video inizia stranamente con uno svuoto alla spesa che ho fatto alla Coop e vi faccio vedere quello che ho preso. Anche se non è stagione, ho preso a 0,98 in offerta una baby anguria. Poi ho preso una schiacciata, questa alla pala mi sembra, con l'olio d'oliva. Poi in offerta ho preso dei vari tipi di succhi di frutta della Skipper. Questo è senza zuccheri aggiunti, all'arancia. Poi l'ho preso al mango e frutto della passione, ai frutti di bosco e all'ananas. Poi ho preso una farina senza glutine della Char, sempre in offerta, due yogurt della Scaldasole, uno alla nocciola e uno al pistacchio. Poi ho preso in offerta 0,90-0,99 i fagioli cannellini che si chiamano le conserve della nonna. Poi ho preso una caciotta valsugana, questa veniva a 5,79. A 0,78 ho preso la rucola toscana. Poi ho preso le banane. In offerta a 50 ho preso due maxi rotoli, questi qui che venivano mi sembra 1,10 euro. Poi ho preso due confezioni, anche se ora ce n'ho solo una, del Biraghi, il formaggio grattugiato a 0,98. Poi ho preso la Philadelphia Light, le uova della Coop. In offerta a 4,50 euro ho preso mezzo chilo di mozzarelle della La Perla di Latte. Poi ho preso le tortilla, le sfogliatine. In offerta, mi sembra sui 3,30 euro, ho preso questa confezione da 1,5 litri di litro di vino bianco, questo Loggia del Sole, le Chiantigiane, per l'utilizzo per cucinare. Poi ho preso un ananas. In offerta 2,02 euro, due confezioni di latte vegetale, questa alle mandorle, della marca Orosì, e sono anche senza zuccheri. A 0,73 ho preso il latte parzialmente scremato della Mucchi, poi ho preso le pesche, queste nettarine, i kiwi Zespri, poi mi sembra in offerta a 0,98 questi biscotti cereali riso e cacao della marca Galbusera. Poi ho preso due pacchi di questi wurstel grandi Uberone, per spiego così, di pollo, anche questa era un'offerta, mi sembra intorno a 1 euro. A 0,45 ho preso due confezioni di tovaglioli della Vivier de Coop. Per un dolce che farò stasera perché martedì è stato il compleanno del mio papà, ho preso le nocciole, queste 200 grammi venivano intorno a 2 euro, 2,20 euro. In offerta a 0,52 centesimi ho preso gli spaghetti, questi che sono quadrati della Molisana, un altro yogurt, questo è quello greco della Fiorfiore, mi sembra venga a 2,29 euro. Il burro, fette biscottate senza glutine. Poi ho preso due confezioni di plum cake, queste erano in offerta. Il pesto alla genovese, con basilico genovese della Coop. Poi ho trovato quelle nocciole dopo aver trovato queste, però non le ritrovo più perché avevo un sacco di buste, quindi le ho comunque prese. Queste però 100 grammi venivano 2 euro, sono della Fiorfiore. Poi ho preso il cruscuoro, due confezioni di pasta, questa integrale, i fusilli biologici della Viviverde. Sempre per il dolce di stasera ho comprato tre confezioni di yogurt, queste bene sì al caffè, sono magri anche senza lattosio e venivano 0,64 la confezione. Poi sui 5,50 euro ho preso questo mix per insalate che io utilizzo nello yogurt. Poi ho preso le zucchine con i fiori perché erano in offerta. Sempre in offerta a 1,79 ho preso due confezioni di prosciutto Costco, questo è
di alta qualità, non so il marchio. Poi a 2,29 mi pare ho preso il prosciutto crudo e a 1,49 la mortadella. Poi sui 0,50 ho preso in offerta la Schweppes, questa a 0 gusto agrumi. A 0,45 ho preso due confezioni di questa birra. Come pasta ho preso i filini, questi della Coop, mi pare 0,45. Altre due confezioni, questa volta più piccole, a 0,45 della Weber, sempre di ustè di pollo. Poi ho preso il ketchup della Coop e a 2 euro ho preso il riso, questo della terra, cioè il riso del Delta del Po, che veniva a 2 euro, questo tipo baldo. Poi nella parte dove mettono i prodotti che hanno scadenza in quel giorno ho trovato della carne in offerta. Ho preso due confezioni di queste fettine di bovino a 50. Poi ho preso una confezione di macinato scelto, una confezione di bocconcini di carne di suino. E poi ho preso due confezioni di fegatini di coniglio per andare a fare i crostini alla toscana. Poi in offerta a 1,29 euro al chilo ho preso le cipolle di Tropea, una confezione di pasta brisè, questa dei belli freschi che è senza glutine, l'altra confezione di formaggio grattugiato. Poi ho preso al 40 il petto di pollo della Madori. Sempre al 50 ho voluto provare a prendere queste salsicce piccanti della Macchi. Le altre due confezioni di yogurt al caffè. A 0,98 al chilo ho preso le arance, queste bionde. In offerta a 1,27 euro ho preso due confezioni di mele e melinda, questa è Evelina. E infine ho preso il tonno, questo Palmera, 12 lattine sui 7 euro, erano scontati del 40%. Infine l'articolo più ingombrante di tutti, ho preso uno stendino, questo veniva a 9,90 euro e è della marca Colombo. Ora vado a preparare una torta al caffè perché è stato il compleanno del mio papà e oggi che è sabato volevo preparargli appunto un dolce. E è una ricetta che non ho mai fatto e l'ho vista sul canale delle ricette di Mami, ora vi faccio vedere gli ingredienti. Gli ingredienti sono 280 g di farina, la mia senza glutine, 100 g di nocciole tostate tritate e poi frullate, 90 g di burro a temperatura ambiente, quindi ammorbidito, 3 tuorli, 60 g di caffè fatti con la moka, comunque con la macchinetta senza essere zuccherato, e 90 g di zucchero. E io come farina senza glutine utilizzo questa, che è la miscela Orofrolla degli Ori di Sicilia, con cui mi trovo benissimo. Iniziamo mettendo lo zucchero e i tuorli in una terrina e mescoliamo. Aggiungiamo il caffè. Le noccioline tritate e poi metto mezzo cucchiaino di bicarbonato. Iniziamo a mettere la farina. Aggiungiamo poi il burro e la farina restante. Una volta che abbiamo creato il panetto dobbiamo dividerlo a metà e metterlo per 20 minuti nel congelatore. Mentre la frolla è nel congelatore prepariamo la crema. Servono 3 chiare, che sarebbero le 3 dei tuorli, 80 g di zucchero, 375 g di yogurt al caffè e 50 g di farina. Montiamo a neve le chiare con un pizzico di sale.
Una volta che gli albumi sono montati, aggiungiamo lo yogurt al caffè e poi la farina. A stendere la frolla e ci aiutiamo con un po' di farina e la carta da forno. Una volta stesa la andiamo a mettere in una teglia rettangolare di 22 cm e ora andiamo a metterci all'interno la crema. Nella parte di sopra invece andiamo a grattugiare l'altra metà dell'impasto. Spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Qualche ora dopo siamo andati in un negozio di casalinghi, dove ho fatto vedere qualche immagine. Abbiamo preso una busta regalo, che sarà la comunione di mio cugino tra qualche giorno. Poi ho preso per appunto mio papà due candeline, queste qui. Queste costavano 0,80. Poi abbiamo preso le lampadine, queste palettine. 1,99 una lavagnetta così e infine ho preso una di queste tovaglie da sostituire a questa qui perché mi si è rotta. Non mi piace tanto la fantasia perché insomma, è un po' brutta, però c'era solo questo, visto il prezzo l'ho comunque preso, visto che è tutta sfasciata così. Ci sono i gerani e il terreno.